anche quest'anno l'Associazione Culturale Zenia, con il patrocinio del Comune di Fiumefreddo, ha portato alla sua 16ª edizione il premio Papiro d'Argento. La manifestazione si svolgerà in un posto bellissimo, come vedete, il sito archeologico di Terra Rossa, un po' meno conosciuto rispetto alla tradizionale Piazza Duomo, Villa Comunale, però altrettanto bello. E lo scopo proprio dell'amministrazione comunale e delle istituzioni è quello di valorizzare il nostro territorio locale e far conoscere questi posti belli ma un po' meno conosciuti, che sono degni di altrettanta attenzione. Sindaco Alossi, da primo cittadino nonché assessore allo sport e turismo, in poche parole, perché è così ambito il premio Papiro d'Argento per i fiumefreddesi? È un premio in cui i fiumefreddesi premiano gli stessi fiumefreddesi. Perché durante tutti questi anni tante sono state le persone premiate che si sono distinte nel campo dello sport, della cultura, dello spettacolo, e abbiamo ogni anno difficoltà anche nello scegliere i premiati, perché proprio Fiumefreddo è sempre stata una fucina di belle persone, di persone importanti in tutto il mondo, e per questo il premio Papiro, che è stato istituito proprio negli anni 80, e noi come amministrazione abbiamo intenzione proprio di portarlo avanti e di continuare la tradizione. È un premio che quest'anno viene sviluppato all'interno della Torre Rossa, è il primo anno e la prima manifestazione che si fa in questo sito che abbiamo ristrutturato e che da settembre sarà fruibile anche alle persone per poter vedere la bellezza di questa torre. La coppia ormai collaudata, formata da Rita Patanè e Giuseppe Patanè, anche quest'anno hanno presentato insieme la manifestazione Premio Papiro d'Argento, ormai considerata uno degli eventi più tradizionali ed attesi dalla cittadina ionica con grande successo di pubblico. Rita Patanè, volto noto nell'emittenza locale, collabori con svariate testate giornalistiche, impegnata sia nel sociale sia culturalmente con l'associazione Zenia, che si occupa di volontariato. Ma come fai ad essere così bella e così super impegnata? Beh, diciamo che io, come anche il mio collega, siamo spinti, diciamo, dall'amore per il nostro territorio. Infatti tutte le manifestazioni che facciamo hanno sempre l'intento di valorizzare il territorio. Non a caso questa sera è un sito archeologico a fare da teatro a questa manifestazione. E poi possiamo contare anche sull'aiuto volontario di tanti ragazzi che ruotano attorno alla nostra associazione, e questo è positivo perché sicuramente si crea dell'energia positiva attorno all'associazione. E in tal proposito, qual è la funzione sociale e culturale di questa associazione? Che tipo di eventi organizzate? Anche durante l'anno, eh? Sì, i nostri eventi, come ho detto, come dice lo stesso nome dell'associazione, Zenia, che è un termine dialettale, e non a caso appunto abbiamo scelto un termine che si identificasse con il territorio. La funzione è quella di valorizzare le bellezze, la bellezza soprattutto, e poi del nostro territorio. Da quanto tempo partecipi all'organizzazione di questo premio e da quanto tempo sei tra i fondatori di Zenia? Allora, Zenia, questo è il quarto anno di Zenia, mentre il quinto anno del premio Papiro d'Argento gestito dall'associazione. Giuseppe Patanè, voce ufficiale di Radio Etene Espresso, perché secondo te questa manifestazione rappresenta e si conferma ogni anno come uno degli eventi più tradizionali ed attesi della cittadina ionica? Ma credo semplicemente perché è fatta proprio dai cittadini, è una manifestazione voluta dai cittadini e anche naturalmente portata in scena dai cittadini. Quindi nel momento in cui il cittadino capisce che c'è la possibilità di fare la comunità, e quindi là nasce proprio questa serata che è diventata proprio il fulcro, diciamo il punto centrale dell'estate fiumefreddese. Infatti questa sera noi premieremo tantissimi fiumefreddesi, anche se molti ormai sono originari di Fiumefreddo ma non sono residenti a Fiumefreddo, però sono l'eccellenza, il fulcro, quello che è bello di Fiumefreddo, e noi con questa serata vogliamo ricordare la bellezza di Fiumefreddo. Quanti sono i premiati quest'anno e quali le categorie a cui appartengono? Sì, allora il premio Papiro, che quest'anno giunge alla 16ª edizione, quest'anno premia la categoria artigiani, che verrà premiata dal maestro della carta papiro, dal maestro Michele Patanè. Ci sarà poi inoltre la categoria danza, la categoria spettacolo e la categoria sport, sia sport individuale sia sport di squadra. E giornalismo? Giornalismo per quest'anno si riposa. Anche quest'anno parteciperanno alla manifestazione i premianti. Spieghiamo chi sono e qual è la loro funzione.
Sì, i premianti sono, la maggior parte sono coloro che negli anni precedenti hanno già ricevuto questo ambito riconoscimento. Parliamo di Giulia Fiume nel campo dello spettacolo, del teatro, parliamo del maestro Michele Patanè per quanto riguarda l'artigianato, il nostro maestro della carta papiro, ma poi nell'ambito dello sport quest'anno sarà premiata Ada Quartarone, che invece al contrario negli anni passati è stata lei a premiare i nostri sportivi. È un po' un voler dare una continuità, un filo logico rispetto a quelle che sono le edizioni che si susseguono da un anno all'altro. Quest'anno ad impreziosire il gran galà del premio Papiro d'Argento, tanti gli ospiti di calibro internazionale come la band Blueberries, il ballerino internazionale di danza contemporanea Antonino Milazzo e uno dei più importanti performer musicali a livello internazionale, Salvador Axel Torrisi. Lui canta e suona, questa è la verità, ma poi hai avuto davvero, sei stato, come vediamo questa sera, un'eccellenza. Perché? Perché hai raggiunto determinati traguardi. Dici uno soltanto, dice: io veramente questo era un sogno, ma l'ho raggiunto. Quando ti trovavi lì, quale? E stasera qui ad essere premiato da te, da lei. Forza, il pubblico risponde. Forza, dai. Lo so, qui al sito archeologico Torre Rossa. Non è uno scherzo, è vero. Ho suonato ovunque, però ti posso dire che il posto più bello è veramente il proprio paese. Anche se giri il mondo, sicuramente dove hai proprio più emozioni e più orgoglio è proprio il proprio paese. Quindi sono veramente felice di essere qua. Per me è sempre una grande emozione tornare in Sicilia, perché io purtroppo ho lasciato la Sicilia quasi 10 anni fa per studiare, per lavorare, e ormai la mia vita è fare la spola tra Roma, Bologna, Milano, Parigi, Amsterdam, e ogni volta che torno qui è come se casa mia mi stupisse, perché ogni volta vedere, come abbiamo visto stasera appunto, il talento, la passione, la qualità delle risorse umane siciliane, credo che sia una fortuna immensa, e credo sia ancora più importante valorizzarle, come appunto fate voi ogni anno col premio. Credo sia una cosa importantissima, quindi veramente complimenti, congratulazioni. Il papiro rappresenta uno degli elementi più caratteristici di Fiume Freddo. Ecco perché conferire questo riconoscimento significa per Fiume Freddo donare un pezzo di se stesso, del proprio cuore. Perché l'associazione Zenia riconosce questi meriti agli stessi Fiume Freddesi che nel corso dell'anno si sono distinti? Sì, perché? È perché opero all'estero, in Tunisia, quindi probabilmente questo avrà spinto il comitato a elogiarmi e a gratificarmi con questo premio. Cosa prova un artista affermato che ha insegnato in numerosi centri culturali, accademie delle belle arti d'Italia e all'estero, che espone anche le sue opere nei musei di Tunisi, a ritornare nella propria terra d'origine a ricevere un premio così ambito, così prestigioso? Questa prova, certo, è emozionante e mi gratifica molto. E sono commossa anche di questa attestazione. Lei ci conferisce un ritratto moderno di una Sicilia che trae spunto dalle antiche tradizioni popolari che la caratterizzano, ma vestita di nuovi colori. Cosa ci dice in proposito? Ci sia, certo, nella mia pittura ci sono delle radici che ricordano e riaffiorano un po' le decorazioni dei caretti siciliani. Questo è stato anche avvalorata anche dal maestro De Gottuso, di cui sono stato allievo per un anno. Lui mi ha consigliato anzi di continuare su questo, che sono le nostre radici, su questo filone. È con grande orgoglio ed emozione che l'associazione Zenia e il comune di Fiume Freddo hanno consegnato i premi Papiro d'Argento in un'atmosfera elegante e familiare. Novità di quest'anno rispetto alle precedenti edizioni, un riconoscimento meritato è andato anche alla consulta giovanile, che all'interno dell'amministrazione comunale riveste un importante ruolo nella attenzionare i problemi del nostro territorio. Tanti momenti di spettacolo che hanno coinvolto il pubblico, che per l'occasione è intervenuto numeroso a partecipare all'evento. Premio Papiro d'Argento ci dà appuntamento, come ogni anno, alla prossima edizione.